ci stanno. Un attimo. La comunità è la comunità eucaristica. Perché là c'è qualcuno che veramente fa per l'altro, unendo il per e il con in una dimensione del tutto nuova. Perché se noi continuiamo a pensarci a partire unicamente da noi, dalla nostra esperienza, dalla nostra organizzazione, e non ci pensiamo in chi ci fa diventare realmente comunità, noi perdiamo di vista le cose e ci abiliamo soltanto. Questo penso che sia un discorso, no? Ma è complesso, è complicato, perché noi ci siamo educati ad un'altra immagine, ad un altro pensiero, ad un altro modo di pensarci, di sperimentarci, e dobbiamo convertirci. Questo si chiama conversione. Alcune parole sono quelle e non possiamo dirle in un'altra maniera. Non si tratta di organizzarci in maniera diversa, si tratta di convertirci, che è elemento che non riguarda al fatto che ci vogliamo guadagnare il paradiso, ma che vogliamo mostrare qui la possibilità del regno. Noi vogliamo dire agli altri che è possibile la vita credente, cristiana, di adesione a Gesù Signore, è possibile. E questo in fondo è quello che noi dobbiamo mostrare. E questo fa parte anche dell'altro elemento, no? Questo significa che come non amplificare la paura, non avvertendo l'altro come il nemico. Ma possibile che non c'è un modello di apparente dibattito che non sia in verità uno scontro? Se voi vi girate intorno, ogni dibattito in verità non è mai un dibattito, è sempre uno scontro, e più è feroce lo scontro, più quasi veniamo alle mani, più fa audience. La persona che è diversa da me, il più delle volte io non lo colgo come una persona differente da me, ma come il nemico da cui difendermi. L'esemplificazione di Marco prima è esemplare. Noi in verità quotidianamente non abbiamo nemici. Abbiamo persone che faticano come noi nella ricerca della possibilità del darsi una ragione per sopravvivere. E per vivere, e per tentare di vivere, passare dalla sopravvivenza al vivere realmente. Quindi forse è lì, è in questa conversione completa del pensarci come uomini, che deve passare il tutto. Altrimenti rischiamo di non riuscire poi, no? a realizzare completamente. Un aiuto per essere profeti è essere profeti. Attenzione però. La nostra profezia da dove viene? Perché una cosa è la profezia che viene dal Vangelo, un'altra cosa sono le nostre fissazioni. Voi sapete che io non le mando a dire, le dico con delicatezza, ma le dico tutte, perché noi siamo una chiesa di fissati. I nostri ritmi, le nostre tradizioni, le cose che dobbiamo fare, quello che si è sempre fatto, quello che si deve mantenere. Guardate, noi siamo una chiesa paranoica. Perché la novità del Vangelo dove sta? E poi noi la chiamiamo profezia. La profezia è altro. La profezia è l'invito al perdono, la profezia è la capacità di misericordia reale, la profezia è vivere in maniera differente l'attenzione alle persone. Quello è profezia, perché poi metterci degli attributi lo facciamo subito, ma è altro. Anche qua dobbiamo un poco fare attenzione. La profezia è fatta per l'annuncio del bene all'altro,
Attenzione anche a questo, cioè il profeta è colui che dice all'altro: ti annuncio questo, ma per la tua salvezza, non per la mia salvezza, ma per la tua salvezza, che è un altro discorso. Alcune nostre profezie non sono profezie perché in verità non annunciano per la salvezza dell'altro, ma perché vogliamo che l'altro la pensi come me. È un'altra cosa quella, si chiama in un'altra maniera. Per cui bisogna poi fare attenzione. Volevo giusto, come dire, la mia professione, le domande di Ciccia di Marosano interrogano anche un po' la mia professione, no? Allora faccio l'esempio del terremoto, no? Sono stato sapere sulle zone del terremoto e, come dire, ho incontrato un bambino che aveva visto una scena molto orribile nelle ore in cui era stato sotto le macerie. Ora, un certo tipo di comunicazione poteva insistere sui particolari di quello che il bambino aveva visto, descrivendo per filo e per segno quali parti del corpo avesse visto, per esempio. Io ho ritenuto che quella non fosse un'informazione corretta e il mio giornale ha ritenuto che io avessi ragione, no? E quindi che io potevo far capire che il bambino aveva visto delle cose terribili, fidando al lettore, senza però scrivere questo, questo, questo e questo. Ma il giorno dopo i colleghi che hanno visto la mia stessa scena e le mie stesse cose hanno scritto tutto cosa, l'elenco, capite? Allora tutto sta anche un pochino alla capacità di leggere e informarsi. E per esempio credo che sia molto grave la deriva che i cittadini e in particolare persone responsabili, educatori, si informino unicamente attraverso televisione e web. Lo reputo un errore fatale. Informazione superficiale, con titoli scandalistici, devianti, fuorvianti, in cui ci si ferma alle prime due righe e non si capisce veramente quello che è accaduto. Michele ha potuto leggere quella cosa che ci ha letto prima, vi è piaciuta, fatte giusi. Ma lo sapete perché l'ha potuto leggere? Perché legge un giornale tutti i giorni. Ma quanti di noi qua dentro leggono tutti i giorni almeno un giornale? Questo ritenete che sia indifferente o irrilevante ai fini della nostra formazione o ai fini della nostra testimonianza? Non lo è affatto, perché poi quando non leggiamo ripetiamo a pappagallo le tesi del politico che va nel salotto televisivo a dire sciocchezze di tutti i colori, sciocchezze, le ripetiamo poi come pappagalli nei nostri luoghi, in un bar, in una parrocchia, in una riunione, eccetera eccetera. Ok? Primo punto, per non amplificare quelle paure. La seconda è la questione politica, no? Che poneva Mario Rosario. Adesso questo è il terzo Presidente del Consiglio che io seguo, il mio lavoro è seguire il Presidente del Consiglio. Quindi ho iniziato con Berlusconi, il quarto anzi, proseguito con Monti, proseguito con Letta e adesso sto a Renzi, il quarto Presidente del Consiglio che seguo. Bisogna essere giusti, obiettivi e seri quando si parla di politica. In una dimensione sovranazionale, europea, globalizzata, i governi, la politica, i singoli decisori e i singoli amministratori pubblici di un comune, di una regione, di un paese, contano nel complesso delle condizioni del nostro paese non più del 5%, non più del 5% sulle nostre condizioni di vita. Perché se lo scenario è quello dell'Europa, della globalizzazione, eccetera, eccetera, basta che scenda il PIL cinese dello 0,5% perché in Italia ci siano 1.600-1.700 posti di lavoro in meno. Le sanzioni in Russia, per esempio, hanno portato alla crisi dell'accalzaturiero nelle Marche, le sanzioni che l'Europa dà alla Russia. Questo per farvi capire di non vivere mai la politica in modo fanatico, chi sta è meglio chi l'altro è meglio che l'altro, ma di avere molto più a cuore l'orizzonte di Michele, di una dimensione più ampia, perché è quella in cui vengono prese le decisioni. Una volta a Bruxelles ho trovato un dossier di una fondazione tedesca. Questa fondazione sostanzialmente era una lobby, va bene? Una lobby che proponeva a Bruxelles, alle istituzioni comunitarie, un disegno di Europa. Questa fondazione fattura più della Ferrari, per dirvi quanto è potente, quindi quanto è
quanto può entrare nelle decisioni, quanto è penetrante come lobby. E c'era la cartina geografica dell'Europa, no? Dove ci sta il nord Italia insieme all'Austria che fanno tutta la manifattura, il tessile, l'industria, eccetera, eccetera. E da Roma in giù era il giardino dell'Europa. Cioè Umara, lo venivano a fare la villeggiatura tutti gli europei. Allora vedete che di fronte a dinamiche così forti di una lobby che vuole convincere l'Europa che al sud Italia non si sa fare più niente, non ci deve stare l'industria, ma fa solamente i villaggi turistici in estate, vedete quanto poi bisogna ridurre il peso della politica nazionale, il peso delle politiche locali, a quello che è un aspetto, una piccola tessera del puzzle. Se noi imparassimo a trattare la politica che viviamo come una tessera del puzzle, avere uno sguardo un po' più aperto, più internazionale, più europeo, a crescere in questa dimensione, quello ci aiuterebbe a capire la politica. E non a capire se ha ragione Renzi, o ha ragione Grillo, o ha ragione chi, o ha ragione chi. Perché tanto vi posso dire che il 95% delle politiche pubbliche, delle politiche economiche di un governo sono dettate dall'esterno. E quindi sono uguali anche se tu cambi i personaggi del Monopoli. Perché le regole del contesto europeo in cui ti muovi sono quelle, le regole internazionali sono quelle, la regola del deficit è quella, eccetera, eccetera. Se noi non incoraggiamo, anche come Chiesa universale, un cambiamento delle strutture di pensiero e di economia internazionale, mondiale, la risoluzione delle diseguaglianze alle radici e non nel nostro piccolo, ecco, quella è la grande sfida anche della Chiesa. Avete mai sentito Papa Francesco che parla di una piccola bega di un paese? Parla della struttura economica del mondo e di come è articolata l'uguaglianza e la disuguaglianza nel mondo. E per questo bisogna crescere anche attraverso la lettura. La lettura. Stiamo proponendo i libri per rincoraggiare a leggere e a capire un po' di più la realtà che ci sta di fronte. Mi sentivo un po' interpellato più professionalmente. Quindi io non ho, come dire, l'idea che arriverà un altro premier, un altro presidente del consiglio, un altro governatore e svilupperà il lavoro per i nostri figli perché sei più bravo di quegli altri. Se non cambia il grande contesto delle disuguaglianze mondiali, europee, eccetera, eccetera. Questo per essere chiari. Rispettoso. Volete dire niente? Allora ci prendiamo questo tempo veramente di pausa, perché poi oggi pomeriggio è molto lunga, perché ci ritroviamo qui alle 15.30 e sarà il pomeriggio più corposo del campo. Quindi pausa, ore 13 pranzo, 15.30 ripresa. È un regalo a Donnino e Michele, che ancora ringraziamo per la mattinata che ci hanno donato.